Eleonora e Casalegno, accoglienza con sorpresa a Formentera. Il gesto romantico del compagno Marcello. Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Eleonora e Casalegno, e il compagno Marcello. I due, al momento, stanno trascorrendo felici e sereni le loro vacanze a Formentera. A rendere perfetto l'arrivo della showgirl nell'isola spagnola, inoltre, ci ha pensato proprio il suo fidanzato. In occasione del loro anniversario, stanno insieme da un anno, lui ha atteso Eleonora all'aeroporto con un tenero palloncino in mano a forma di uno. La sorpresa, immortalata dai fotografi del settimanale Chi, ha ovviamente reso felice la Casalegno che, di tutta risposta, si è buttata sorridente tra le braccia del fidanzato. Eleonora e Casalegno e il fidanzato Marcello romantici a Formentera. Il loro primo anno insieme festeggiato con sorpresa. Non sappiamo come Eleonora e Casalegno, e il fidanzato Marcello abbiano poi deciso di continuare i festeggiamenti. La sorpresa di lui, però, non è passata di certo inosservata. Ad apprezzare più di tutti il gesto, senza ombra di dubbio, è stata sicuramente la stessa Eleonora, il suo sorriso agli arrivi in aeroporto lo dimostra. L'amore tra i due sembra essere molto forte. Lui, 4 anni più piccolo di lei, è un imprenditore e, ad oggi, sembra essere molto preso della showgirl. È forse troppo presto per parlare di fiori d'arancio? Punto di domanda, punto Eleonora e Casalegno. Le voci sul flirt con Stefano Bettarini e l'arrivo di Marcello nella sua vita. Dopo le voci continue sul presunto flirt tra Eleonora e Casalegno e Stefano Bettarini, a conquistare il cuore della bellissima showgirl ed ex concorrente del GF, di ci ha pensato Marcello. La complicità che aveva unito Bettarini ed Eleonora a Grande Fratello VIP, di fatto, è sempre stata, ed è rimasta una tenera amicizia. Entrambi, infatti, adesso si sono legati sentimentalmente ad altre persone, e, oggi, sembrano essere molto felici di tutto questo.